Buongiorno a tutti, questo video è dedicato a dei commenti offensivi che ho ricevuto nei miei video. Un certo signor Mario Rossi, è giusto dirlo, ha insultato prima Allah, il compassionevole e misericordioso, e poi il profeta Maometto. Ok, io non faccio parte di gruppi radicali, faccio parte del Crislam, come ho detto, che è una religione che unisce cristianesimo e islam e vuole essere pacifica, vuole portare accordo. Se noi partiamo su queste basi, come si fa a trovare un accordo? Io condanno naturalmente gli atti terroristici dell'ISIS, perché i terroristi dell'ISIS sono terroristi a tutti gli effetti, ma condanno anche questa persona che ha insultato volontariamente e deliberatamente. Non me personalmente, ma una religione e ha offeso Dio. In questo caso, dico, se per esempio quel professore decapitarlo è stato un atto orribile, quindi chi l'ha decapitato è l'inferno, è quel paradiso, è quel professore di francese davanti a Dio, nella Gianna. Però questo signore, quando si offende, sarebbe stata sufficiente una sanzione amministrativa per il peccato di bestemmia. Questo signore, il signor Mario Rossi, che ha scritto questi commenti offensivi nei miei video, e non vedo il motivo, io accetto le critiche, diverse volte ho ricevuto delle critiche costruttive. Questa non è critica, questa è offesa deliberata. Per questa persona, siccome io sono civile, e voglio mostrare a questa persona che l'Islam è civile, è il Crislam soprattutto, che è cristianesimo Islam, perché io credo che Gesù è il Messia ed è risorto, è ritornato dal Padre. Comunque, per questa persona ci dovrebbe essere una sanzione amministrativa perché ha bestemmiato, non è giusto bestemmiare. Una sanzione amministrativa significa una multa da pagare e lo voglio segnalare alle autorità competenti. Non è giusto insultare. Questa persona si chiama signor Mario Rossi ed è giusto dirlo. Non è giusto insultare perché quando si insulta si fomenta l'odio, tutto il contrario di quello che il Crislam vuole predicare. Io ho parlato di non violenza, di jihad basata su ciò che ha fatto Gandhi. Ricordo che Gandhi ottenne l'indipendenza dell'India con la non violenza. Questa è la pratica del Crislam. Quindi a questo signore direi di moderare le parole e di non bestemmiare, perché la bestemmia un giorno si ritorcerà contro di lui. A tal proposito voglio citare dei passi del Corano e dei passi della Bibbia. Allora, dal Corano, Sura 2, Al-Baqara, la Giovenca, versetto 24. Temete il fuoco, il cui combustibile sono gli uomini e le pietre, che è stato preparato per i miscredenti. Ora, se questo signore crede o non crede, alla fin fine dovrà rendere conto a Dio. Ma ripeto, non è giusto insultare. Vorrei citare a questo proposito anche la Bibbia. La Bibbia che cosa dice? Perché il giudizio ultimo sarà di Dio e a Gesù Dio ha affidato il giudizio. Quel giorno, il giorno del giudizio, diranno: Signore, Signore, ma la porta sarà chiusa e fuori sarà pianto e stridore di denti. Quindi, caro signor Mario Rossi, non insulti né il cristianesimo, né l'islam, né il crislam. Se deve fare delle critiche, sono ben accette, ma fatte in modo costruttivo. Io ho un fratello cristiano che mi scrive sempre: non siamo d'accordo, ma abbiamo un dialogo costruttivo. Quindi, signor Mario Rossi, la prego. Si legga il Corano e la Bibbia, forse troverà la luce. Con questo è tutto, la saluto.